Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta a Sono Scarso a Tevavia. Il mio nome è come sempre Quit18 e quest'oggi, allora, sono successe un po' di cose. Sono andato a pescare di nuovo e onestamente, come potete vedere dall'inventario che ho tenuto aperto, ho un po' di crates da aprire e le apriremo assieme in mantinente. Ma, come potete vedere nell'inventario, quei master bait sono incredibili. Abbiamo 4 river shark, che sono il piccone iper figo, ok? Per chi non lo sapesse, i river sharks sono il piccone iper figo e ne abbiamo già uno qua. Quindi io ci metterei un altro di questi. Abbiamo preso altri 4 sawtooth shark, quindi ne metterei un altro qua. Così i nostri ospiti saranno contenti, quando li avremo ovviamente. E il resto di sta roba, ragazzi, io vado a venderla. Cazzo devo farci? Tanto... Scusa, vecchio, comprami le cose. Allora, questo me le compri per 50 d'argento e ci sta. No, no, questo è mio. Questo è il mio, scusate. L'altro era uno che l'abbiamo trovato. Questo me lo compri per 1 ora e 50 d'argento? Ma tienitelo pure, 1 ora e 50 d'argento. Ma certo. Ma certo. Ma certo. Ma certo. E ma certo. Ragazzi, veramente abbiamo fatto un fottio di soldi questo giro di pesca. Veramente, veramente tanta roba. Quindi, mettiamo via la canna. Io metterei via anche questo swordfish, che tanto non mi serve più. Yes. E ho un sacco di roba qua che non so che cazzo farmi. Però, vabbè, poi troveremo un modo per disfarcerne. Oggi apriamo le casse e poi andiamo... Anzi no, le casse le apriamo per ultime perché io sono stronzo. Andiamo al... qua vedrete dei pezzi di dei blocchi di terra, eccetera, eccetera. Ma perché c'è stata la Bloodboon mentre andavo a pescare, quindi sono dovuto tornare a casa, ho dovuto mettere i blocchi per evitare che la gente entrasse in casa, no? E poi mi sono diretto imperterrito in mezzo alla Bloodboon. Mi sono diretto imperterrito verso... verso la zona di pesca, dove abbiamo pescato tutta quella bella roba. Comunque oggi andiamo dal meteorite e io ho lasciato il disco di ossidiana a casa perché sono un cretino. Come stavo dicendo, oggi ci dirigiamo insieme a Sir Lanciciotto e a Rocco il Minotauro fino a fino alla corruzione sulla parte sinistra della mappa. E perché mai, vi chiederete voi? Beh, semplicemente perché di là è dove è atterrato il meteorite. E oltretutto è atterrato in un modo che io non ho capito come abbia fatto ad atterrare lì sotto. Perché è atterrato, ma è coperto, quindi non si vede. E non è che è atterrato in un buco e allora bisogna cadere nel buco per trovarlo. No, è proprio in mezzo alla terra, ragazzi. Quindi adesso ve lo farò vedere. Voi guarderete e farete... Vabbè, ci credo che non l'hai beccato al primo giro, perché... E non credo che sia atterrato un altro meteorite, anche perché comunque sarebbe stato l'atterraggio più strano di tutti i meteoriti di sempre. Abbiamo equipaggiato il nostro bellissimo teschio d'ossidiana, così non ci facciamo male. È comunque in una posizione comoda, perché per l'appunto, essendo atterrato praticamente dentro nel... 200 mangiatori di anime avevo ucciso. Essendo atterrato dentro nel terreno... A noi, per noi viene facile, perché basta scavare in giù e trovarlo e non dobbiamo fare robe strane. È arrivato anche Abram, perché ehi, a noi piacciono le nostre figure leggendarie della Bibbia. Ciao Abram, come stai? No, non c'è qua Abram però. Ma perché? Allora, brava, così devi fare. Vedete che è qua sotto? Lo vedete? Io non ho capito dove, come ha fatto ad atterrare lì sotto. Forse è atterrato qua dentro? Possibile? Sì, è atterrato qua dentro. Ok. Ok, ok, va bene. Iniziamo a prenderci tutto il meteorite possibile e immaginabile, va? Che ci dobbiamo fare l'armatura completa e la meteor gun, che è quella per la quale a me piace un sacco l'armatura di meteorite. Anche se difende leggermente di meno, a me piace un sacco appunto per quello. Non rompete pallette del meteorite di Stokkaiser, perché veramente non è giornata, eh. Oltretutto ho scoperto che Rocco non attacca un cazzo di nessuno. Sono molto triste questo. Speravo in delle incornate incredibili da parte di Rocco in giro.
e poter fare delle battute tipo Rocco, Rocco non te le puoi scopare, però non posso, Rocco è soltanto lì che ci fissa. Oltretutto, se sapete perché, allora, la descrizione di Rocco, o meno la descrizione che c'è qua dove dice mini Minotaur, c'è scritto come batti un mini Minotauro. E quindi non so se è qualcosa di collegato, cioè se c'è tipo una mini quest o un qualcosa che devi fare per renderlo ancora più figo. Non ne ho idea, se devo essere sincero. Ma spero che magari qualcuno di voi sappia se bisogna fare qualcosa o se proprio semplicemente è così e quella è soltanto una battuta a caso. Perché comunque è interessante, però ci starebbe poter potenziare Rocco a qualcosa di più figo, se quello è il caso. Poi magari sono io che mi faccio i sogni e dovrebbero prendermi come come tizio di Terraria, come sviluppatore di Terraria, perché evidentemente ho delle grandi idee. Però non tutto si può avere nella vita. Allora, prendiamo tutto. Guarda quanto meteorite che stiamo prendendo, ragazzi. Nel mentre io vi ho ciancicato tutto il tempo, ma stiamo veramente sfaldando questo meteorite. È una, anche col, complice anche il fatto che abbiamo tipo il mega piccone di Dio. E va bene, tutto, ne abbiamo anche altri, quindi stavo pensando se tenere qualcuno dei picconi e dei sawtooth che trovo, se tenerli e poi magari darli via a qualche iscritto, però non saprei come fare, quindi ho deciso di venderli perché sono un money grabber e mi piacciono le gold coin. Quindi andiamo di qua, prendiamo tutto questo. Allora, non ci stiamo capendo proprio, ma proprio per niente. Eccoci qua, va che bellezza. Quanto minerale, quanto cosa abbiamo? Guardiamo un po'. Ne abbiamo già 257 pezzi. E io credo di essere venuto. Perché se fai così, wow, beccatevi la mia acqua. Quindi se io mi attacco e poi sparo la R, lancio soltanto dell'acqua in giro. Ok. Praticamente io posso squirtare e voi no. L'idea è quella. Uccidiamo questi. Io mi ho già fatto malissimo oltretutto. Io mi curerò. Meno male che me ne sono accorto. Se no avete idea di io che faccio il figo, che praticamente non cago neanche i tizielli qua del meteorite e poi ci muoio male. Ma malissimo proprio. Vedete, sarebbe stato divertentissimo probabilmente per voi. Io mi sarei incazzato a bestia, ma ehi, non posso aver tutto dalla vita. Eliminiamo questo. Prendiamo anche queste cose qua su. Qua, fantastico. L'abbiamo praticamente sventrato sto povero meteorite. Non c'è praticamente più nulla. Avete capito? Non c'è più nulla. Andate a casa vostra, extraterrestri. Madonna. Oltretutto questi fanno anche il danno overtime, che è quella la cosa che mi frega, perché ogni volta che mi toccano io becco danni overtime. Il fatto è che mi toccano poco in realtà. Allora, abbiamo preso un fottio di meteorite, quindi io suppongo che questa sia abbastanza per dire ce ne torniamo a casa. Ne abbiamo 382. Ciao, cosa vendi, caro mio? Vabbè, la katana, il Code One. 21 danni in corpo a corpo, adesso spintone debole e un segno strano che probabilmente vuol dire yo-yo. Io prenderò il Code One perché è figo. Non ho idea di cosa faccia, ma va bene così. Lifeform Analyzer ce l'abbiamo, va bene, basta. Abbiamo un Code One. Chissà cosa fa il Code One. Possiamo tipo inserirlo con qualcosa per avere qualcos'altro. Adesso guardiamo qua. Perché ci sono delle monete qua in giro? Allora, Abdosir, hai cercato di pagare la druida per delle prestazioni, che sei qua seduto in camera sua tutto contento. Ho trovato dei soldi in camera tua. Non va bene così, Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa col Code One. No. Quindi il Code One è qua, perché ci piace. Va bene. Va bene. Allora, andiamo a craftarci le sbarre di meteorite. 99, dite che bastano? Facciamo un altro po', dai. Ok. Altre 28. Allora, prima di tutto vogliamo il casco di meteorite.
la tunica di meteorite e i pantaloni meteora. Quindi ce li possiamo anche mettere, che secondo me sono un po' più carini, oltretutto, e questo possiamo toglierlo. E bam. Cioè, scusatemi, ma la figaggine di tutto questo è incredibile. Poi ci prendiamo la spazio pistola, che così diventa gratuita, che è fastidiosa, no, ne craftiamo un'altra perché possiamo. Questa è normale. Ok, e il maglio meteorite, 100 potenza d'ascia e 60 potenza di martello. Crepi l'avarizia. Massiccio, più 18 di dimensione. Ho un maglio grossissimo. Il distruttore è mortale, oltretutto, però... Cioè, ragazzi, questo è massiccio. Comunque, controlliamo... Io continuo a cliccare roba a caso. Proviamo a creare un'altra spazio pistola, tanto ce li abbiamo. Frega cazzi. E vediamo se viene fuori esperta. Meno 14 il costo in mana. Vai, l'unica cosa che non ci serviva, perché in teoria abbiamo la cosa di meteorite, no? Che ci rende gratuita la cazzo di pistola. Ma va bene. Quindi questa pistola fastidiosa io la venderei. Meno di 21 di danno e meno 18 di velocità è proprio fastidiosa. Quindi negoziami. Vendila. Grazie. 18 argento ci ha dato per quella merda. E c'ha anche un po' ragione. E poi qua ci mettiamo la spazio pistola normale. Mentre questa ce la teniamo. Quindi possiamo cambiare il moschetto con questa che fa 22 di danno. Lui fa 37. Però questa è un po' più forte, semplicemente perché non ci costa niente spararla. Vediamo se non abbiamo l'intero set quanto ci costa. Beh, comunque va avanti parecchio, Va avanti parecchio tanto. E noi però qua recuperiamo il mana tipo iperveloce. Sì, infatti. Che figata. Quindi vuoi dirmi che... Eh no, però se ne va giù, Ciuccia come pochi senza l'armatura di meteorite. Va bene, direi che ci teniamo l'armatura di meteorite. Questa ha un po' più di difesa, ma la lasciamo qui, soltanto perché per adesso mi piace usare la spazio pistola. Tac. Tac. E... Tac. Va lì che bella. Oltretutto, ah ragazzi, non so se avete visto, ma ho trovato il velo da sposa e l'abito da sposa durante la Blood Moon, quindi... Yeah! Altre cose per noi. E poi... Basta. Credo che... Abbiamo fatto vedere tutto. È troppo figa sta cosa però. Sta cosa è troppo figa. Con questa possiamo andare a cercare delle isole volanti. Che ne dite? Sarebbe una figata poter andare a cercare le isole volanti con sta roba. Sì sì, tanta roba. Ok. Quindi, cosa vogliamo fare? Sicuramente casco aminatore lo teniamo qua. Poi facciamo così. Poi dentro il pezzo ci buttiamo dentro la roba dei meteoriti. Muori Abram, disse l'alieno. E questo verrà messo nella Bibbia. No, vabbè, lui abbiamo già visto cosa voleva. 5 oro costava. Porco il cazzo. Io oltretutto ci butterei i nostri 31 d'oro qui. Butterei anche questo e questo. Potremmo comprare il mini shark con 48 monete d'oro, ma adesso ci pensiamo. E direi che in realtà, dopo aver preso cose di meteorite, aver fatto visita a un altro paio di isole volanti, dovremmo essere pronti, ragazzi, per Skeletron e per entrare nel dungeon. Not bad. Quindi, quanti soldi ci sono? Quante donne avete pagato voi? Sono soldi ovunque. Gesù. Vabbè. Allora. Quindi direi che da questo punto di tenere tutto? No, assolutamente no. Dobbiamo ancora... Non me lo dimentico, ragazzi, non me lo dimentico. Dobbiamo ancora aprire i nostri crates. Abbiamo un iron crate, un golden crate e ben 10, e dico 10, wooden crates. Apriamo il primo. Timbar, pozioni del mana, niente. Platinum ore, 19, e pozioni curative. 15 di tungsten ore, 19 di d'oro... Una Danger Sense Potion, che ci sarà utile nel dungeon. Platinum Bars direttamente. Un Apprentice Bait.
una pozione branchie, una pozione guardia inferiore e del journeyman bait. Buono, buono, buono. Non ho idea di cosa ci abbia dato, credo soldi. E una sbarra di rame. Va bene, va bene, va bene, va bene. Apriamo l'iron. Queste sono quelle belle. Bam! La ginger beard. Posso diventare... credo... cazzo, come posso equipaggiarlo? Ah, e cosa fa la ginger beard? Ah, posso equipaggiarla qui. Quindi posso avere una barbona, suppongo. Io sono un nano con la barba! Yeah! Va bene. Contenti loro. E ora, la Golden Crate. Questa deve dare roba buona, perché se ci vi ricordate, l'ultima volta la Golden Crate ci ha dato merda. Certo, 4 Master Bait, va bene, e 27 sbarre d'oro. Tanta roba. Tanta, tanta roba. Proprio in generale, tanta roba. Allora, craftiamo tutte le sbarre d'oro che possiamo, ne abbiamo 31. Poi craftiamo 3 di tungsteno e poi buttiamo tutto dentro in dovunque deve essere buttato. Apriamo questo della pesca e ci buttiamo dentro il Master Bait, il Journeyman Bait e anche l'Apprentice Bait. La pozione branchie potrebbe essere interessante per andare a guardare cosa c'è in fondo al mar. Tanta roba anche quella. E poi vediamo un po' se possiamo completare qualche altra delle nostre armature. Oddio, completarle non lo so. Ma abbiamo un po' di sbarre qui e là. Ah, queste sono tin. Allora, tin chainman la facciamo. E poi non possiamo più fare niente, giusto? Yes, infatti. Poi abbiamo, vabbè, il casco di ferro, il led, però non possiamo fare niente di led. Abbiamo dell'altro tungsten che possiamo fare, quindi facciamolo. E abbiamo già l'elmetto, possiamo fare le pepette. Poi facciamo la maglia metallica d'oro, mi sembra solo che giusto. La corona non la facciamo, ne abbiamo 8000. Creiamo delle altre cose di platino. Yes, yes, yes. Non possiamo craftare niente di quello. Dobbiamo ancora farci lo yo-yo oltretutto, ragazzi. Ci facciamo lo yo-yo. Dai, vieni qua, Malaise. Malaise devoto, più 12 di danno, più 500 di possibilità di colpo critico e più 15% di spintone. Questo coso fa fottutamente male. Questo fa più danno. Ma questo fa veramente male, perché ha 9% di possibilità di colpo critico. È devoto, lui è molto devoto. Vai, il Malaise è figo. A me piacciono gli yo-yo oltretutto, per chi non lo sapesse. A me piacciono un sacco. Scusatemi, mi sono perso. Comunque, iniziamo a mettere allora le nostre cose qua sotto. Bam. Devo spostare però, perché mi sa che il tin deve stare qua. Quindi in realtà l'oro andrà qui. E io questo gli tolgo, questo gli tolgo, questo. Poi gli tolgo questo, questo e questo. E ho tolto il manichino direttamente, perché io sono figo. E poi allora, tin qua. Gli mettiamo il casco d'argento, maglia d'argento e gambaia d'argento qua. E poi mettiamo il tungsten greaves e il tungsten helmet qua. Va lì che bello. Perfetto, ragazzi, quindi oggi abbiamo fatto un sacco di cose. Salutiamo Abram che se ne va. Abbiamo fatto, sono contento. Prossima volta andiamo a caccia di isole volanti e poi Skeletron. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo